Un saluto a tutti da Ma che bontà, location, un'esperienza per noi molto commovente. Siamo un'altra volta appunto qui riuniti e chiaramente il cuore batte forte anche perché lo scopo per il quale facciamo tutto questo è uno scopo solidale. Già fatto. Per me da tanta scena cadendo da una botta visto il sorriso con una e pure alle ragazze. Ma in tutto questo qui c'è davvero ogni bontà contenuta nella versione normale da piatto. Signori, a voi buon appetito, ma prima lo scelgo, ovvero il microfono, al patroscena. Non mi permetto di intervistare Licia perché altrimenti mi picchierebbe selvaggiamente, perciò non lo so, già lo so. Giuseppe, come è nata l'idea di questo piatto meraviglioso che mi ha fatto innamorare di questa location, tanto che dopo ho voluto ovviamente approfondire la conoscenza di tutto l'altro variegato resto del menù, una cosa più buona dell'altra. E di raccogliere tutti i sapori, di fare il menù, ovvero diciamo sfruttando il vecchio sistema del cartoccio, però con un po' di innovazione e riportare sempre la pasta vegana, che è un qualcosa che noi ci vogliamo. Perciò possiamo dire sicuramente che tu in questo piatto sei riuscito a fondere l'amore per la tua attività di chef in cui credi tanto e l'amore immenso come maestro pizzaiolo, specificamente specializzato proprio nella pizza a metro, che precisiamola è un'altra cosa rispetto alla pizza da proprietà ed è ugualmente di alta, altissima qualità, ma una caratteristica fondamentale che è perché la condivisione con gli altri. Non è da nessuno, ma da tanto non ha tutti gli attagli. Vedo fatto sì, che il peccato non so, perché alla nave ha trovato, si ha trovato il valore. Brava! Yes I know, my way, ready, yes I know. Che il presidente dell'associazione dei pizzaioli vitani ed è anche prego vivamente di sedervi. Del mondo che richiede non solo bellezza appunto e portamento ma anche qualità della persona, modo di porsi, cultura, come è giusto che sia. Possiamo dopo sentirlo un po'? Guarda che la mia mascotte. Grazie. Grazie a Luca gente che non sa niente posso dire. Ma anche per un altro motivo, perché il piatto guardi, del nostro capo chef perciò merita doppiamente. È un pignatiello di pizza e vi ricordo che Giuseppe Pignatiello, oltre a essere chef, è maestro pizzaiolo. È una delizia unica. Vi ritroverete davanti questo pignatiello ricoperto di pasta di pizza. Diciamo sfruttando il vecchio sistema del cartoccio, però con un po' di innovazione e riportare sempre la pizza vegana, che è un qualcosa che noi ci vogliamo. Perciò possiamo dire sicuramente nonché responsabile di tutti i pizzi e economi, Franco Catano. Come ti alimenti? Diciamo che ci sono rimasto le fanno, siamo per lo scarico, però un po' di meno che il campione mondiale.
mondiale di pizza a metro, nonché presidente dell'associazione Pizza Vivo, che racchiude tutti i pizzaioli d'eccellenza specializzati a Como in due interpretazioni prettamente territoriali. Adesso abbiamo la... Beh, non vediamo l'ora di assaggiare la pizza. Devo dire che abbiamo assaggiato da tante pietanze, buonissimo. Vorrei farti vedere. Adesso ci devi svelare un piccolo trucco a noi donne. Io ogni qualvolta di statura non altissima ma ben proporzionata. Ma adesso prendiamo il fogliettino. E spieghiamo un po' la frittatina e questa tremendanza come è fatta. No, questo è un beignet di pasta asciutta. Guardatevi. Le ricette di Ippolito Cavalcanti, perciò siamo nel periodo...